Ed ora la giornata dedicata alle vittime dell'amianto, che sarà celebrata oggi in tutto il mondo, a Casale, città simbolo della strage del minerale, un bilancio degli interventi bonifica. Dal governo sono arrivati i fondi promessi e la regione ha varato il piano di risanamento. Michele Ruggero. Abbiamo i soldi per la bonifica, abbiamo ricevuto anche 19 milioni della quota 2016 direttamente nelle casse del Comune, come avevamo chiesto, per accelerare le operazioni, e stiamo veramente accelerando la bonifica. Basti pensare che rispetto ai 900 quintali di polverino del 2013, quest'anno nel 2015 ne abbiamo bonificati 11.000, quindi più che duplicata la bonifica. Si è aperto dunque un altro concreto capitolo nella lotta all'amianto. Se ne è parlato nella prima delle due giornate casalesi organizzate al Teatro Municipale, cui hanno partecipato gli assessori regionali alla Sanità Antonio Saitta e all'Ambiente Alberto Balmaggia, insieme per spiegare gli obiettivi del piano antiamianto del Piemonte. Un piano quinquennale che integra l'intervento dello Stato nella bonifica e nella cura del mesotelioma pleurico, il tumore che si contrae per inalazione di fibre di amianto, che nel casalese ha provocato quasi 2.000 vittime, con un picco che verrà raggiunto attorno al 2030. Cura uguale ricerca, la Regione punta su questa equazione nel mettere in campo tutti i soggetti istituzionali. Centro Amianto si pone evidentemente come struttura che garantisce alcune strategie in termini di prevenzione delle patologie correlate all'amianto, tutte le strategie di sorveglianza degli ex esposti e le azioni per l'assistenza migliore e la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma. Al fondo di questo percorso però c'è da dare spessore anche all'intervento a favore delle vittime civili dell'amianto. Il 29 c'è questa giornata importante di focalizzazione sul tema che sarà tenuto in Parlamento, dove la questione del fondo vittime amianto ai civili può e deve svolgere una determinata funzione.